Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Ma allora, tra l'ex di Belén Rodríguez, oggi di nuovo felicemente legata al marito Stefano De Martino, e la bella ereditiera, c'è stato veramente qualcosa? Il tutto si sarebbe verificato una sera mentre i due stavano dormendo vicini. Possibile? La bella Ginevra Lamborghini però si è dichiarata omosessuale. Nonostante ciò, è come dice la bellissima Antonella Fiordelisi, sotto le coperte tra i due è davvero successo qualcosa? Pare impossibile, ma quello che è certo è che è evidente che il bel Antonino Spinalbese sente moltissimo la mancanza dell'ereditiera. Antonino Spinalbese e la sua amica speciale Ginevra Lamborghini. Il bellissimo ex di Belén Rodríguez ha quindi trovato nella casa del grande fratello VIP la sua anima complementare, come è successo ad Ascano Pacelli e alla sua metà Katia Pedrotti. Di certo, la squalifica di Ginevra Lamborghini non ha aiutato questo sentimento, però abbiamo potuto notare la felicità sul volto dell'uomo quando la giovane donna è tornata a far visita agli ex coinquilini. In una conversazione, Antonella Fiordelisi ha chiesto all'ex di Belén e a Edoardo Donna Maria da quanto tempo è che non si scambiano tenerezze con una ragazza. Antonino Spinalbese ha risposto prima due e poi un anno. Poi il bell'uomo, rivolendosi alla bella Antonella e a Edoardo con fare scherzoso, gli ha detto di fare i bravi, che poi gli avrebbe insegnato come fare per non essere beccati dalle telecamere, esattamente come avrebbe fatto lui. Da qui la convinzione di Antonella Fiordelisi che tra Antonino Spinalbese e la bella Ginevra Lamborghini sia successo qualcosa, probabilmente sotto le coperte, quando dormivano accanto, anche se a separarli c'era un muro di cuscini. Al momento, nessuna conferma dai diretti interessati. Quale sarà dunque la verità? Siamo sicuri che il conduttore del grande fratello VIP Alfonso Signorini indagherà sicuramente a fondo per far emergere la verità. Non ci resta quindi che attendere ancora qualche giorno per sapere con esattezza che cosa è successo tra i due. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.